sono venuto qui per sparire, in questo borgo abbandonato e deserto di cui sono l'unico abitante. È questo l'incipit con cui si apre La Lucina, di Antonio Moresco, una storia che sovverte la normale concezione del tempo e dello spazio, fino a capovolgere la percezione che si ha della realtà. Quello che l'autore mantovano ha definito un libricino, presentandolo al proprio editore, è invece un romanzo che conquista il premio Tropea, e che si auspica possa rientrare tra i più bei libri italiani di questo periodo. Il libro di Antonio Moresco, pubblicato nella collana Le Libellule, Mondadori, è stato preferito ad altri due romanzi, cioè Almanacco del giorno prima, di Chiara Valerio, e Marguerite, di Sandra Petrignani. Hanno votato 143 membri della giuria popolare, pari al 31,7% degli aventi diritto al voto, in totale 450. Moresco vince con 69 voti, pari al 48%, imponendosi su Chiara Valerio, 46 voti e 32% di preferenze, e Sandra Petrignani 28 voti totali pari al 20%. La serata è stata aperta dall'assessore alla cultura del comune di Tropea, Maria Stella Vinci, la quale si è augurata che la cultura venga collocata al centro delle economie di sviluppo. Sul palco, assieme ai conduttori Pasqualino Pandullo e Livia Blasi, sono stati tre autori in lizza, Moresco, Petrignani e Valerio, i quali hanno concentrato i loro interventi su aspetti, temi e curiosità relativi alle loro opere. Ad animare la serata, oltre agli intermezzi musicali dei Madeira Balza, sono stati gli attori Alberto Michelotta, Monica De Muro e Saverio Vallone, che hanno letto altri brani tratti dai libri in finale.